animi diversi e situazione di classifica opposta. Dopo la scorpacciata di Brescia, torna sabato il derby tra Pescara ed Ascoli, una sfida molto sentita dalle due tifoserie, divise da una rivalità accesa. Il bilancio complessivo sorride ai marchigiani: nelle 39 sfide disputate sinora tra A, B, C e Coppa Italia, i bianconeri si sono imposti 18 volte, mentre i biancoazzurri solo 13, 8 i pareggi. Il bilancio delle partite in Abruzzo abbraccia i padroni di casa, benché nella scorsa stagione si imposero a sorpresa gli uomini di Fabrizio Castori grazie a Djuric e Cristiano. 18 le partite a Pescara con 8 successi dei dannunziani, 5 pari, 5 affermazioni ascolane, 17 le reti messe a segno dai pescaresi e 15 dai bianconeri. In casa biancoazzurra, rinfrancati dai 4 risultati utili consecutivi che hanno portato in dote 10 punti sui 12 disponibili, i biancoazzurri valutano le condizioni di Capuano e Verratti, che sarebbero utilissimi in una gara a grande contenuto agonistico come il derby. Saranno 2 gli assenti per squalifica, uno per parte: il pescarese Cascione, assenza pesante, l'ascolano Pederzoli, tignoso centrocampista unico indisponibile in casa Ascoli per problemi fisici, e Andelkovic, in estate accostato anche ai biancoazzurri. Quindi il difensore non sarà utilizzabile nel derby. Inutile sottolineare come il Pescara valuti di fondamentale importanza questa sfida. Ormai ai successi e all'alta classifica ci si è fatta la bocca.